Senta, l'auto è doppio, mi ha rovinato l'auto. Oggi abbiamo proprio la cosa completa. Allora, si può sentire il rumore delle ventole del mio computer, il ventilatore dietro, il vicino qua sotto che sta trapanando e non so che altro. Va bene, direi che iniziamo molto bene lo streaming. E sono anche senza fiato. Ok, allora volevo chiedervi se c'è qualcuno online il parere. Ciao Alessandro! Se c'è qualche parere sui volumi, queste cose qua, che volevo sapere se insomma si la mia voce è troppo alta o roba del genere. Quindi aspetto un attimo i riscontri, poi si può anche già iniziare. Addirittura è andato in stemma, vabbè. Ciao a tutti, anche il cucù 209. Ok, la mia voce se è troppo alta, se il volume è troppo alto, beh, in caso me lo dite, nel gioco, insomma, fatemelo presente così abbasso i costi. Anche a me sembra un vibrato e ciao a tutti. Ok, dai. Direi che iniziamo. Vediamo che lavoro hanno fatto con questo graficone HD, i modelli rifatti tutti, vediamo. Più che altro io sono fiduciosa per quanto riguarda il frame rate. Audio bene, grafica buona, tipetta, bro, dai, vaffanculo. Andiamo! Che mi metto offline. Ecco, così non rompe le palle nessuno con le notifiche. Un po' a reti non è colpa loro se si mettono a giocare. Garnet. O Garnet, dipende. A me piace pronunciarlo per intero. Garnet. Ciao Nick. Chiudi le finestre? Quale finestra? Oh, nostalgia. Cazzo, chi lo dici? Ritorna quando eravamo tutti adolescenti.
Twino! Buongiorno! Dicevo Garnetto. Allora, è buio pesto. C'è nessuno! Allora. Fuggi dalla battaglia. Sì, è come il praticamente come la PlayStation, con il semplice fatto che qua invece si parla con B. Ci sono i comandi alla Final Fantasy VII praticamente. Infatti quasi quasi adesso li vado a modificare. Beh, la tastiera me ne fotte un cazzo. Beh. Adesso mi sa che non posso entrare nel menu. Sì. Allora. Ma dai, ma che merda! Impara le abilità, livello e pietre magiche max, ghoul max, ma che schifo, dai, per favore. Cito, menu. Vabbè, chi se ne frega. Ok, devo solo abituarmi. Appena parte la battle damn giù a pocare di brutto. In quanti non conoscono per niente il titolo? Attenta che alcuni tasti attivano i cheat. Tipo, quali tasti? Beh, d'altronde vado tranquilla, dai. B, A per andare indietro, le carte e tutto, dai. Speriamo di non attivare niente. Oddio, buon, però i cheat, come cazzo si fa? Come si fa? No, prima fammi idrovolante di lusso con teatro. I cazzi. Io vicino col trapano. Voglio saperlo perché discutendo se non si sta attenti partono spoilers. Penso che comunque debba mettere in preventivo. No, ve l'ho visto in qualche video. Se schiacci pausa più tasti dorsali. Ah, sì, beh, ma va bene, dai. Ovviamente non modifichiamo. Ehi amico, sei in ritardo. Eppure non è arrivato. Buongiorno gente, ciao a Pascal Brax. No, dovevi chiamarlo Zidane. No, se lo chiamavo Zidane lo giocavo in inglese, scusa, lo giochiamo in italiano. Andiamo avanti in italiano. Allora, vabbè. Adesso inizia la tiritera del rubare. Già me lo seccasti, ah. Io prevedo in questa sessione di arrivare almeno al mappamondo, quindi finire la foresta del male. Mano dominante, no. Brava lei che ruba l'arma OP iniziale per Gidanno.
Le barre a TV mi sembrano un sacco diverse a livello grafico dalla PlayStation 1, ma a livello grafico no. A livello di frame rate direi di sì. Madonna santissima. Ah, Ercina ha spaccato senza pietà, cioè manco un colpo, poraccio. Vabbè, d'altronde sto scontro qua non c'è il game over, quindi ce ne fotte anche relativamente poco se me li ammazza tutti. Quello che vorrei prima riuscire a rubare, ma... Oh. E dai ragazzi, madonna. Anche perché adesso siamo in tre, dopo l'unico che può rubare nel gioco è Gidan, porca puttana. Quindi figuriamoci. Intendo che l'interfaccia grafica del combattimento mi sembra stata rifatta. Io ti dico che secondo me no, a parte la finestra del comando. Oh, alleluia! A parte i comandi qua, che sono tutti in fila. Quante probabilità ci sono di rubare l'arma? Onestamente probabilità non so. Però... trappano. Però bisogna insistere. Ai, mi scoppia la testa. Oh, come vi permettete con il vostro boss? Tu ci hai attaccato per primo, noi ti facciamo fuori subito. Picciotti, 4 colpi, allora sapete dare. E ride. Calo è il personaggio migliore. Su, comincia la riunione. Diciamo che hanno ottenuto quelli della versione smartphone, sì. La tendina dei comandi, sì. Non è, cioè, è tutta in ordine. Come fa nella Fantasy 6 che li hai tutti uniti lì, comandi. Ripassiamo il piano di oggi. Siamo diretti verso il regno di Alexandria. Una volta lì, noi, la temuta banda Tantalus, rapiremo la principessa. Le spiego io come famo. Madonna, che brutto, che arcina! Con la grafica più definita, è uscita. Tra un po' arriviamo al regno d'Alexandria con sta nave, giusto, regà? Attraccamo, scendiamo e con la faccia indifferente recitiamo al teatro un'opera che si intitola Salotto Passerotto. Marcus, mi raccomando, sei il protagonista, non ci tradire. Tranquille, io faccio teatro e Gidan e Blanc fanno rapimento. Ma vedrai che casino che gli facciamo nel castello! Ma no, sono bellissimi gli scarabugli. Sono pucciosi. Allora, a quel punto adesso facciamo incazzare Calò, dai. Ma sei deficiente! Ah, ok, dai, basta. Ok. Ma di Final Fantasy rifatto in HD c'è solo il 9. Beh, diciamo che hanno preso anche il 3, il 4, il 4 The After Years dalla versione DS e li hanno leggermente rimodificati. Quindi diciamo un HD proprio non si può definire. Il 6 hanno preso la versione mobile. Il 10 e il 10.2 non rifatto in HD. Ed eccoci qua, che si comincia. Good. La tua pronuncia romana è penosa, Tiff. Grazie.
Hironobu Sakaguchi. Oh mio Dio, vivi in bella definizione gli ambienti, però PS1 sono scemi, se devo dire la mia, però vabbè dai, non ci lamentiamo. Sei fatto male? Tieni il tuo biglietto. Ciao. Che palle, cioè, mi è venuto addosso così. Levati Va bene. Quanti soldi! Disegno mi fa venire il mal di mare. Non ho mai capito, porca puttana, cosa ci sarà di strano. Eccomi, sono pronto. Io no, non ho ancora finito il vestito per Aya. Perché intanto non vado a osteria? Sempre la stessa storia. Quando si tratta della nipote si dimentica pure del teatro. Questo ditone di topolino sulla testa, però beh, se ti dà fastidio te lo tolgo. Con cosa? Che di solito era Select. Perché non me lo toglie con Select? Beh, vabbè. Niente, accontentatevi del ditone. Dotti, ricordati di non seguire subito Puck per prendere le carte di Hippo che io ho cannato Dem. Perché sei nabbo. C'era nient'altro, vado a prendere livello. Ah no, qua. Carta Amphibios. Per gli aristocratici è uno status symbol venire a teatro ad Alessandria. Anche se servono le carte, sono collezionabili, sì, e puoi giocare a carte. E io dovrei onestamente riguardarmi le regole, perché non mi ricordo già più i valori delle carte. Dopo guarderò una guida, intanto al momento facciamo a caso. Comunque, l'ho capito con questa grafica che quella nobile è una pappagallina. Tifo, ma insomma, questa Excalibur 2 ce la prendi, sì? Ho già il salvataggio di un mio amico per prenderla. Io non ho assolutamente voglia di farmi il gioco di corsa, non è nel mio stile. Quindi citto, tra virgolette, e mi faccio passare il salvataggio. Quando avrò finito tutto. Carta Goblin. Ciao, Kinder Happy! Visto che belli, no? Bellissimi, guarda. Che fighi. Pisellabili, guarda, meraviglia, nobili. Chi sei, bella donna? Al lavoro, al lavoro! Tu chi sei, bel cesso? Uffa, proprio oggi c'è lo spettacolo a teatro. E cosa? Cosa ti è successo? Stasera si prevede un bel giro di clienti. Peccato che facciano lo spettacolo solo una volta all'anno. Sì, il gioco di carte qua è il Tetramaster. Ciao Ippo, guarda, sono qua. Ho
Sono qua? Adesso sono qua? Visto che belli nobili, sì, no. Ehi, ma tu hai il biglietto per lo spettacolo di oggi? Presto, vai subito al botteghino in piazza. Fatti mettere un timbro dal bigliettaio così puoi entrare, poi puoi entrare nel castello. Ciao, bel cesso. Buongiorno. Vabbè, dai. No, ecco, vedi, sbaglio. Perché così si corre. Andiamo a ciulare i soldi nelle case altrui. Fiori, fiori, signori, accattatevi fiori! Piacciono anche lei i fiori? Ah, questi pagano. I fiori di Alexandria sono davvero un bijou. I fiori. Ciao Ciccio. Ah, è una donna, moglie. Abbiamo lavorato 30 anni, alla fine siamo riusciti a comprarci due biglietti per lo spettacolo. Dopo tanti sacrifici, una bella soddisfazione. E che cazzo è? Costa 10.000 gu il biglietto. Non lavorare allora. Se poi non vi entrano le entrate, morite di fame. Quale spada mi compro? Non riesco a decidermi. Un cazzo, tanto non la sai nemmeno maneggiare. Vorrei chiudere il negozio, ma questo non se ne va. Vedi, vaffanculo. Sta cosa mi fa rodere il culo da morire. Cioè, o prendi Excalibur 2 o ti godi il gioco e prendi tutti gli altri segreti. Ma ti costringono per forza a farlo due volte di fila. Ma a me comunque gli speedrun non piacciono in qualsiasi gioco. Figurati di un JRPG. C'è un annuncio sugli scaraburi fuori dalla taverna. Non serve a nulla, ma l'ho scoperto da poco. Ah! Perché non c'ho voglia di tornare fin là. La piuma Phoenix. Adesso è vietato, eccetto i nobili, a coloro che posseggono i biglietti dello spettacolo. Ciao, Hippo! La 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 la! Non nascosti le mie preziose tre carte in un posto segreto. E io so anche dove sono e dopo te le vado a ciulare in modo veramente brutto. Sbircio dentro, tanto... Dica pure! Vabbè, gli mostro il biglietto tanto. Questo biglietto è strano. Ma è falso! Negli ultimi tempi ne girano parecchi. Uffa. Dai, non te la prendere così. Su, non piangere, guarda che ti regalo. Chiedi a Jack della traversa come si gioca a carte. Lo sai che Salvo sta già prendendo le tue frasi per percularti? Sì, ma Salvo può andare a fanculo. Tanto non se lo guarda la diretta qui. Posto segreto. Sì, l'Excalibur è un premio per gli speedrun e non conta per il completamento. Però c'è un achievement, quindi in questo caso conta. questo biglietto è basta di soluzione. Mi dispiace, ma è tutto pieno. Come? Sta scherzando? Io ho prenotato! Tanta paura io c'ho, questi signori città sono proprio cattivi, c'ho. Mi dispiace, ma oggi è tutto pieno. Tu cosa vuoi, cicciona? Ciccia bomba di che cazzo? Io Vivi lo farei entrare anche senza biglietto, povero cuccio. In effetti, poverino. Signore e signori, benvenuti nel gameplay di Tipetto di Final Fantasy 9. Adesso andiamo a sgamare il Moguri, così possiamo salvare la partita. E poi vedremo che figura di merda che fa a carte e a saltare la corda. Grazie, siete un pubblico magnifico. Ok, andiamo via. Qua non c'è niente. Mi dispiace, ma oggi è tutto pieno. E chi vuole alloggiare in questo hotel scadente?
Accidenti! Dante dell'insegna, con quel botto mi hai fatto staccare l'insegna! Ecco fatto, così a posto. Guarda che lavorone che hai lavorato. E anche per oggi ho finito. Ecco, vedi, tipo io nella PlayStation ero sicurissima che questo tizio qua avesse i pelazzi sotto le ascelle, invece no. In alta definizione possiamo notare che non è così. Che tristezza. Però adesso... Vabbè, Puck, mi puoi preparare. Senti, mocciosetto, prima il botteghino ti hanno detto che il tuo biglietto è falso. E come fai a saperlo, stalker della minchia? Non è forse così? Sì. Se diventi il mio schiavetto ti faccio vedere il teatro. Allora, sarai il mio schiavetto? Guarda, ho tante di quelle alternative da far paura, eh? Quindi sì. Bene, ti affiderò la tua prima missione. Controlla se viene qualcuno, schiavo. Tutto sotto controllo? Sì. Ricevuto, passiamo all'esecuzione del piano. Jack della traversa! Spiegami come si gioca a carte. Senti, tu sei Jack della traversa? Come fai a sapere il mio nome? Commenta che vuoi giocare a carte con me, non è così? Non conosci le regole? Allora te le spiego, mi sei simpatico. Grazie. Vivi in versione Mussolini sul balcone. Il gioco deve saltare la corda, che trauma. Ciao Daniele 2008. Ciao, no, Old Nero c'eri anche prima. Non ci sono, ma comunque ciao. Io non sono mai riuscito a fare tutti i salti. No, hai cannato come me, Lambotti. Ma no, tanto devi suonare la campana nel campanile, no? Non mi pare che abbia perso. Vabbè, vediamo dopo. Bene, cominciamo dalle nazioni base di gioco. Per giocare devi avere almeno 5 carte. Le ho. Quando vuoi giocare basta premere X, ok? Non tutti però hanno la passione per le carte, ho capito. No, cavolo. I giocatori a turno poggiano le carte su una griglia 4x4. A volte una carta può rovesciarne un'altra e farla del proprio colore. Questo è possibile grazie ai triangoli gialli che sono sul bordo delle carte. Così poggiando il lado, va bene? Ovviamente anche le carte, ok? Se non ci sono tanti triangoli, la griglia diventa un campo di battaglia. Combo. Sei curioso, bambino? Va bene, ti spiegherò la tecnica. Prima di cominciare una battaglia, stai attento ai triangoli gialli sulla carta. Rovesciando una carta e facendola del proprio colore, questa rovescia a sua volta le carte adiacenti verso le quali sono le vuote dei triangoli. Sì, ho capito. Sì, perfetto, tutte le carte sono mie, bla bla bla. Cos'è il livello così? Quando mi faccio carte, ok, bla bla bla. Ok, proviamo a giocare. Proviamo, dai, al limite perdiamo una carta. Perché non mi ha spiegato le cose che ti spiega la Francesca Dali, praticamente. I valori delle carte, non mi ricordo. Allora, il P dovrebbe essere che è difensiva, però i valori 0-0-0 vuol dire che fanno cagare, va a percentuali... Cioè va a percentuale, insomma, la possibilità di girare o no le carte. Vabbè. Oddio, il Fang! Io ero convinta sulla PlayStation che gli occhi fossero le sue orecchie in realtà. Guarda quante cose che si imparano. Ok. No. Ah, perché ho sbagliato tasto, allora. Questa. La gelatina è inquietantissima e anche tutta schiacciata. Vabbè, dai. Oh, guarda il Sajin, quanti triangolini ha. Madonna, le mie orecchie! Porca puttana, Eva. Io ho capito. Dio boia. Proviamo questa.
tipo infame per te solo corsa al CD3. Qui giocare a carte che cosa ti permette di ottenere altre carte? Oltretutto non c'è nemmeno l'achievement di avere tutte le carte, se mi pare. È solo di vincere 8 partite. Vero, anche io pensavo fossero i suoi occhi. Allora non sono l'unica. Invece abbiamo scoperto che sono le sue orecchie. Vabbè, abbiamo vinto. Non siamo contentissimi. No, quel cazzo. Ok, ho capito. Il tuo nome è... Io lo so, ma non lo dico. Inizia con la G. Finisci con il Ganesh. Ho sentito un po'. No, è la vostra immaginazione. P mi sembra che sta ad indicare che è fisico, M è magico. Mi ricordo proprio. Non trovo più il mio micio miau. Me lo trovi, me lo dici? Sì. Adesso vado a prenderti il gatto del cazzo. Oggi le navi volano pure, ma i miei tempi andavano solo per mare. Anzi, sembra uno di quelli... Ai miei tempi! Oggi le navi... Ai miei tempi! Le navi andavano solo per mare, oggi volano pure. Ai miei tempi un'ora durava 60 minuti. Però il nome è Gianni Sperti. Che madonna. Intanto ho già ottenuto una carta. No, ho sbagliato. Ah, non me lo dite. Beh, capirai che spoiler. Ai fini della trama di Final Fantasy 9. Madonna, che brutto che è il gatto. Miau. Ah, me l'hai trovato! Dammi 1000 gull. Vieni, micio micio. Grazie. La vacca che ti ha stracagato. Devi anche darmelo 1000. Cazzo, mi hanno venduto un biglietto falso, almeno fammi andare a divertire ad Alexandria, che ne so. Un collirio vicino a una stufa. Ha senso. La nonna ne nascondeva 9, la nipotina 3. Wow. Una roba bestiale. Dobbiamo salire sulla torre. Vai tu per primo. Sto cazzo, prima devo guardare se c'è roba qua. La minchia, grazie, mola la tarta. Il doppiaggio del prossimo Final Fantasy lo potresti fare te. In effetti, perché chiamare gente specializzata? Tre guild? Ma porca puttana. Penso che non riesco nemmeno a comprarci una pozione. Dovrebbe costare 50, quindi. Vuoi salire o no? Sì. Ah, sei proprio scemo. Tra l'altro, dopo torna da Tommaso Minchio. Ah, giusto, sì. Presento Cupo, il mio amico Mogul. Cupo? E invece il mio schiavetto. Trattalo bene, mi raccomando. Piacere, Cupo. Mi sei simpatico, Cupo. Ti scriverò sul registro dei Moguri. Chiamano i Moguri se vuoi salvare sulla file di salvataggio. Va bene. Abbiamo anche le tende e anche le mignotte. No, me lo rispieghi, no, perché ci faccio la figura del coglione. Sono sempre ai tuoi ordini, Cupo. Dai, ora saliamo. Vuoi sbrigarti? No. Cupo, sei qui.
Tilski, dove vai conciato così, papà? Di nuovo in viaggio? Sì, ma stavolta sarà un viaggio molto lungo. Mi lascerai di nuovo solo, papà? Dai, non fare così, ti scriverò, vedrai. Va bene, papà. Allora, ciao. Salutami Monshu e tutti gli altri su al castello. No, che bel sorrisino, Castilskin! È tempucciosissimo! È un tuo amichetto? Sì, è il mio amico Giramondo, papà. Bestemmia, che cavolo fai? Ti vuoi dare una mossa? Sì, arrivo, sto cazzo. Ti sveglierò tutti i segreti del Mogunet, una rottura di coglioni. Il Mogunet è la rete di corrispondenza postale di tutti noi Mogunet. Sistema capimento della rete. Sì, effettivamente. Faccio io da postino. Con piacere. Ti ho chiesto un favore. A Monty? Sì, te la consegno io. Tenda, che cazzo uno usa la tenda adesso? Perché chiamare gente specializzata per doppiare Ratchet & Clank quando ci sono Favige e Greta Mankey per doppiare? Vabbè, dai, ti perdono per la ripetizione, anche perché non me ne ero nemmeno resa conto. Ha una forza quel topolino. Puck. Madonna, è tanto che gli sparerei in testa fossi in vivo. Oh. Per attirare i loro fans al cinema e farsi big money. Beh, sì, è solo per questione commerciale. Che bello il modello di Viv! Andiamo a saltare un pelo la corda. Come ha smesso di funzionare? Cioè, io ho una roba indegna, roba che se non avessi salvato bestemmio in turco. Perché cazzo è crashato il gioco? Non vuoi fare incazzare come una iena allora? Ma mi vuoi proprio fare incazzare di brutto, brutto, brutto? Non me ne fotte un cazzo della sicurezza, fammi giocare. Ok, abbiamo iniziato, ma... Ah, perché porca puttana, oh. Non funziona qua il reset. Perché c'è l'autosalvataggio anche. Io voglio caricare il mio salvataggio. Best porting, una roba. No, spero che sia stato un caso, perché dopo se mi crasha ancora mi incazzo come una iena. Dai. No, non voglio rifarmi tutta la parte. Ho salvato. Vabbè. Vabbè, signore e signori, è successo niente. Adesso spero che non mi ricrasha quando esco. Ah, ok, va bene. Ciao Tommy, colmicino. Grazie, tieni, ti ricordo questo. La carta Pyros. Sicuramente farà cagare. Credo sia un caso, a me non è mai crashato, ma ti avevo raccontato del bug audio. Poi dopo, quando finisco la sessione, magari do un'occhiata alla crash per sicurezza. Beh dai, mi ha dato un Pyros con 4 triangolini, sì, non è male. Ora andiamo a vedere quanti salti alla corda riesco a fare. Giochi anche tu! Adesso vorrei provare un attimo col mouse.
No! Buona. Riproviamo. Il nostro obiettivo intanto è arrivare a 100. Poi mi eserciterò e arriverò a 1000. Anche perché lo farò più avanti a CD3. E... buona, adesso mi concentro. Cucino d'acqua. Concentrata, non cago i commenti. Pronta. Devo arrivare a 100. Così vado a poco distante. Dai, basta Nick, non sconcentrarmi, sei tu che mi mandi le maledizioni. Dopo ripeto, preferisco star dietro qua anche nel futuro a provare a fare 1000 salti piuttosto che schivare 200 fulmini in Final Fantasy X. Ma preferisco nettamente. Almeno qua si sbaglia perché ci si distrae se in abbi. Io volo. Dai, l'ultima volta, poi andiamo avanti. Riprovo col pad. Secondo me va meglio. Comunque, perché l'ho provato qualche settimana fa sulla PlayStation 1. Ho fatto 200 salti quasi al primo colpo. Quindi ho detto, boh, non sarà poi così difficile. E dopo diciamo i salti diventano acrobatici, però dopo quando ci prende il ritmo non è difficile. Vabbè dai, 71, mi accontento. I fulmini di Final Fantasy X sono facili rispetto a questo? Assolutamente no. Io odio i fulmini. Bisogna arrivare a 1000. Poi vedrete, dai, ne riparleremo al CD3. Cosa si ottiene con 1000 salti? Un titolo e un achievement. La migliore ricompensa che si può ottenere da questo minigioco? 1000, praticamente ricevi un oggetto, non mi ricordo nemmeno come si chiama, che ti dice che hai saltato 1000 volte, basta. Comunque, Mogunet, non c'è niente. Domani ancora qui niente perché andiamo avanti, è inutile. Non ci sbrighiamo, lo spettacolo comincia. Che fai? Muoviti! Non soffrirai mica di vertigini? No! Sai qual è il segreto per non farteli venire? Non pensarci! Link, io pure soffro di vertigini. Non abbiamo molto tempo, dobbiamo fare in fretta. Guarda com'è. Si destreggia bene, guarda. Non soffro più di vertigini, guarda. Vieni
siamo. Dai, non avere paura. Ah ah ah, che imbranato. Tu non è niente. Allora, clan maghi neri, sesso maschio, dimostra 9 anni, mano dominante destra, tutti destri, tutti che si pappano con la destra. Vivi, che nome strano, io mi chiamo Puck, non dimenticarti. E chi se lo dimentica, sei un rotto in culo. Come non soffre per i vertigini adesso, come è diventato temerario. Uffa, siamo arrivati finalmente. Attraversate queste mura, siamo nel castello. Andiamo! Ci sono più soldi su un tetto che in una casa. Aspetta che mi prendo il mio blocchetto e mi sono appuntata le cose per essere sicura di non cannare nemmeno un achievement. Devo assolutamente ricordarmi di prendere la pietra lunare. Ma no, non me la sono mai dimenticata, quindi non è. La regina Brain figa come al solito, specialmente in HD è ancora più gnocca. Il mitico Steiner. Poverino. Io sono quello malizioso della chat, però addirittura pensare male di mano dominante. Devo dire regina Tifetta, spero di essere non così oscena. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi un'opera teatrale da noi realizzata e ispirata ad una vecchia regina. Di tenere a portata di mano un fazzoletto. Tenete tutti a portata di mano un fazzoletto. Quanto inquietante quella donna, mamma mia, avevo gli incubi da piccolo. Lo vero spettacolo è vedere le facce da culo della regina. Garnet, prima gli One Direction. Basta, bannate il mio moderatore. E che cazzo, era lì, era ucciso tutti, va. Shakespeare dei poveri. Ah,
Ah, che bello, frame rate, guarda come va tutto bello. Aspetta, PlayStation 1, che per entrare in battaglia ci volevano secoli. Buona, dai, allora facciamo un po' di scena, usiamo le magie. Zankta. Zidane, scritto Zidane, è nella versione, cioè, è in inglese, in italiano è Gida. A dire la verità, io volevo giocarlo in inglese per vedere com'era un po' la traduzione e tutto, ma visto che comunque lo faccio qua e lo metto su YouTube, poi l'ho lasciato in italiano, non è un problema. Dato che è in italiano, lascio tutto in italiano. Percina, vabbè, muore anche durante gli spettacoli. Ifune, grazie per il tuo gameplay su Super Filter, mi hai fatto ritornare bambino. Oh. Schneider, i due potranno vivere, i due regni potranno vivere in pace. E diavolo, che cazzo dici? Solo quando tutto sarà risolto tornerà a regnare la pace. Ya! Ya! Wata! Forza, combatti, guardia! Uno ho sbagliato. Hai fatto commuovere il sardo, aglio. C'è uno l'ho sbagliato, fottuta regina di merda. Giusto, quindi se la regina non è soddisfatta può occuparmi il culo. Mm.
Quanti soldi! Io ho sentito Dio Bono, io ho sentito Dio Boro, io devo... ma sì, anche gli elementi possono risultare offensivi. Dio Tungsteno, Dio Stronzio. Io porto io nell'orto. Sì, ma questo elmetto puzza un po'. E tu sono un po' il mio come una fogna. E l'armatura mi va piccola. E la schiena mi prude. E gli stivali sono bagnati. E le mutande sono larghe. E i guanti sono viscidi. E le tasche sono piene di briciole di biscotti. Invece di lamentarti per tutto. L'hai portato con te quel coso? Certo che sì! Bene, io vado a mettere il sonnifero nella tazza da tè della principessa. E io a consegnare il regalo alla nostra leggiadra regina. Bravi loro che fanno le minne! Dio Wolframio, Dio Elio, Dio Ossigeno. Secondo le coordinate che ci ha dato il boss, salendo su questa scala si dovrebbe arrivare ai posti d'onore della famiglia reale. Ok, andiamo. Va bene, prima fammi andare qua. Non c'è niente di bello da raccogliere. Mamma! Comandante! Non c'è niente, va bene. Adesso si riempirà la chat di commenti nel culo, del culo dei sol, delle soldate, soldatesse. Grazie! Era un routine piccolo però. Com'è vestita questa? Ha un bellissimo cappotto col cappuccio del mago bianco, lo vorrei io. Leggiadra, mai termine fu più usato in maniera così indegna. Una diversamente magra regina. Sei un rimbambito, muoviti, era la principessa! Molto comodo fra l'altro quell'armatura. Che pastrocchio! Tic, stavolta sono cavoli amari! Tic! Ok, adesso battute su... Tic! Branch, mostra le orecchie da somari! Andiamo, zon, andiamo, zon! Lo sapevo che c'erano commenti sulle armature e il culo della... Regina Reginella, un paio nel castello! Ingresso vietato, sei in condizione! È urgente! Urgentissimo, tic! Urgentissimo, sì! Ditemi, lo riferirò io alla regina! Sì, grazie!
Il suo metto si arrabbia a mala tempora curva. Qual è il messaggio? La principessa è scomparsa. Ti ammazza, ti uccide. Perché tutti i personaggi sono eunuchi? Non lo so. Beatrix, dai, la sto facendo parlare abbastanza normale. Che c'è ora? Avevo detto di rimandare ogni questione alla fine dello spettacolo. Ecco veramente la principessa Garnet. A proposito di Garnet, dove si sarà mai cacciata? Che cessa. Voleva appunto comunicarvi che la principessa è fuggita col ciondolo, il gioiello ancestrale. Pip! Cosa crede di fare quella ragazzina? Gioca a Beatrix! Comandi! E anche tu lì! Steiner, clan umani, sesso maschio, età 33, mano dominante destra, tutti destri. Ah, Beatrix, vedo che si gioca quello che secondo me è il peggior Final Fantasy, bene bene. Io non sto a discutere sui tuoi gusti, perché se non ti piace il 9 sei assolutamente, è assolutamente giusto che non ti piaccia, ma secondo me non è il peggiore, quindi... Qua si gioca in allegria. Comandante Steiner, i vostri ordini! Metto i trovatemi Garnet. Signor sì, signor sì. Squadra Pluto! Adunata! No. Vabbè, non fare il permaloso con... Vabbè, cioè... Non serve fare il permalosone. Bruschetten. Comandante Steiner. Rapporto. Cosa? Sono il 2 alla dunata? Dove sono gli altri 6? Più disciplina! Ordini di sua maestà! Vestirsi a cercare tutti la principessa! Vabbè, sto parlando dal 10 indietro. Quelli dopo neanche li considero. Il 12 mi aveva dato la nausea e non ho neanche finito. Per dire, a me il 12 piace. Cioè, nel senso, a livello di trama lasciamo stare. Sul carisma dei personaggi lasciamo stare, ma come gameplay e le missioni tutto a me è piaciuto. Infatti è stato annunciato il remaster. E anche lì capirei che cosa faranno, cioè, io sono contenta. Comunque se non ti va il 9, pazienza, si streama questo, quindi non ci sono molte alternative. Membri della squadra Pluto, comandante Steiner, Bruce, Cohen, Rauda, Koege, Pilot, Wayman, Lager, Merger. Tutti piuttosto crudi. Pare che sia proprio vero. Ma dai, come fai a sapere sempre tutto? Cosa ho fatto qui, scarsa fatica? Ho detto di cercare la principessa! Comandante, sentite, Wayman se la fa con quella lì alla osteria giù al borgo. Non mi interessa! Senti, trovate la principessa! Monshu, oggi nel borgo c'era un bambino che è riuscito a saltare 71 volte con la corda. Bravissimo, Kupo, tu ci riesci a saltare 71 volte? Io salto al massimo 23 volte. Kupo, dai, non è andata malissimo. Ah, no, no, ho premuto. Vabbè. Non c'è una lettera da dare, niente, niente, di niente. Ah. Tanta gente che non ha mai giocato a un Final Fantasy. Non si è mai troppo vecchi per iniziare. A me piacciono tanto il 5 e il 2, che da tanti sono considerati i peggiori dei primi 10. Ecco, anche lì il 5 non è tra i miei preferiti, ma cioè, è comunque bello, insomma. Si va a preferenze. La cosa fantastica è che la lettera passa da Mimi a Steiner. Ho sempre paura di dimenticarmi qualcosa del Mogunet. Vabbè.
Dopo qua non penso che ci sia niente da consegnare. Buona, andiamo a cercare la squadra Pluto e la principessa. Grazie, grazie, ho detto un pubblico magnifico. Grazie, 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 grazie. Ecco, giocare a Final Fantasy 9 vale la pena solo per questo. Grandioso, mi sento generosa, prendi. Ok, e abbiamo preso la pietra. Va bene, sorvegliatela, servirà una guardia di 20 persone per sorvegliarla, ma... Beh, il 6 è molto molto bello. Diciamo, il mio preferito è il 7 per ragioni proprio affettive, però considero il 6 uno dei migliori mai fatti. C'è da mangiare sul tavolo. Cosa facciamo? Assaggiamo? La cucina d'Alexandra è la migliore del mondo. Basta, non c'era, c'era un punto interrogativo, adesso basta. Ma guarda, io dico Steiner, perché essendo tutta la, la squadra Pluto prevalentemente tedesca come, come nominativi, e I si legge AI, però dipende. Tipo anche io dico Garnet, ma dubito che sia Garnet, sarà Garnet. Ognuno pronuncia come vuole. Se volete chiamarlo Steiner, va benissimo. Mamma mia, che fame! Ora capisco perché nessuno rispetta i soldati di Alexandria. Pancia in dentro, petto in fuori. Va bene, va bene la disciplina, signore. Ma senza pane si campa, che fame. Ma questo non lo manda a cagare. Il 10 mi è piaciuto per la sua vastità, ma a mio parere il 2... una spanna sopra tutti gli altri sono il 7 e l'8. Il 7 è considerato da tanti migliore in assoluto, ma l'8, il mio preferito, ha un carisma e una caratterizzazione esagerata. Il 6 probabilmente lo metto subito dopo. Ed è giusto così, ovviamente, ognuno ha i suoi gusti e i suoi capitoli preferiti. Si mangia anche con gli occhi. È inquietantissimo però. Il nome è Crucco, quindi Steiner. Quina! Non è da mangiare quello che preparo io, è poesia. Vado depressa. Va bene. Fanno urlare il fornello e segreto dello chef. Troppo alta, troppo sottile. Ti mangio anche con gli occhi, certo. Con le lacrime agli occhi perché stai sbucciando le cipolle. Il cucchiaio, il cucchiaio. Il segreto è mettersi un cucchiaio in mezzo ai denti quando si... si taglia la cipolla. Cucchiaio di legno. Lei mi ha ordinato di cercare dei libri sugli spiriti e dell'invocazione, ma ce ne sono davvero troppi. Oggi non ho visto per niente la principessa. È leggermente scappata, non per dire. La principessa qui non si è vista. Non trovo la coppia di Sarolto Passerotto. L'avevo prestata alla principessa. Questo è il Gaiamondo. O il Gaiamondo. Il regalo che donò il defunto re d'Alexandria alla figlia Garnet per il compleanno. Come starà il dottor Totto, il vecchio precettore di Garnet? Più di un villano soldato volevo essere un conoscitore di lettere. Signore, mi dimetto. Non puoi. Ma ti sei appena arruolato? E puoi smetterlo di frugnare? Va subito a cercare la principessa. Aia, bua. Queen è sorellella. Non puoi. Non si può. Non ti puoi dimettere.
il bellissimo Steiner e il bellissimo ritratto della della regina lì dietro. Con un coniglio? Sì, ha le orecchie, dubito sia un gatto. Sarà un coniglio? Vabbè. Te esci e rientra nella biblioteca. Però Carlo, che bella voce che c'è. Grazie. Grazie mille, apprezzato. Ma non c'è. Vabbè. Negli scaffali. Ma che cazzo dici? Ma a destra o a sinistra? Di qua? Tra gli scaffali. LOL, che stronzo. Buono. Sembra che il pubblico sia in delirio, ma la regina mi mette la gogna se non trovo la principessa prima che finisca lo spettacolo, e Beatrix si prenderà di nuovo beffa di me. Devo sbrigarmi. Ecco, comandante Stella della squadra di Pluto, piacere, sono una recluta dell'esercito. Ma non ti sarai mica innamorato di Steiner, spero. Non ho visto la principessa, ma ho visto due soldati Pluto che sono passati correndo. Allora, io un Final Fantasy preferito in assoluto non ce l'ho. Li amo tutti alla follia, tra quelli che ho giocato. Di Final Fantasy ne ho giocati tanti, ma ne ho finiti davvero pochi. Ah, però dovendo proprio scegliere un titolo, allora direi che nomineremo più Final Fantasy 9, pur non avendolo finito. Personaggi, ambientazioni, musica, sistema di combattimento con abilità unica per ogni personaggio, semplicemente wow. Ok. Mi lascia un po' titubante il fatto che tu non li abbia finiti, ma ripeto, non sei mai troppo vecchi per iniziare e finire. È bello come mi rilassa guardare l'acqua che scorre. Non vuole stare a guardarla qui accanto a me, comandante? Non è questo il momento! Gli ordini di Bresso lo dice che è la principessa! Come dice, una missione vera! Lasci fare il vecchio Hagen! All'attacco! Come entusiasta! Tutti in realtà amano Steiner senza saperlo! Ti va di andare un giorno di questi insieme a Talena? Non lo so, frenzonato! Soldato, cosa fai qui? A cercare la principessa? Sì, agli ordini. Quello che questa è la torre, giusto? Qua non posso entrare. Andiamo prima di là. Bravi, corri, corri. Avevo visto un punto... Ah no, forse era per il soldato. Questo si vede distante un miglio che è Blanc. Ma non si è visto nessuno. Quindi la principessa è passata di qua. Buona. E Ale, mi confermi per favore che non c'è nessuna lettera del Mogunetto da prendere con Steiner? Che non c'ho voglia di tornare fin là dentro per niente. Se me lo puoi confermare finché adesso parlo e mi appunto la squadra Pluto. Di Final Fantasy che devo uscire, che ne pensi? Che io di Final Fantasy 15 so veramente poco niente perché non mi sono minimamente documentata. Perché, vabbè, l'ho detto negli altri live, ma probabilmente tu non c'eri. Ho troppa paura di restare delusa. E allora ho optato per la tecnica, vedo quando esce e ci penserò poi. Quindi onestamente del 15 so veramente poco niente.
Allora, perché alle tre comunque hanno fatto vedere poco. Non ho seguito il panel dopo Square Enix. Si vedrà, insomma. Nope, nel senso che non c'è la lettera. Allora. Oddio, che stanchessa. Vuole stancasso. Sta comandante Steiner. Fa una passeggiatina anche lei. Cosa dici? C'è la principessa. Forse è qui su. Volevo anch'io. Anch'io volevo salire a vedere, ma è mancacchiato. Comandante, ha già dato gli ordini a tutta la squadra? Ho visto solo 7 soldati su 8, me ne manca uno. Ah, devo tornare indietro a prendere gli altri soldati allora. Non so chi mi sono dimenticata. Allora, Brusken e Foher sono raccoglitori. Aperte. Raccoglitori, informazioni, Rauda, mi ha mancato il corridoio, ah vabbè, Rauda, vittore, torniamo giù, dai. Una missione vera! Veta, ti penso, è buon per te. No, no, no! So che non averne finiti molti è grave, ma no, cosa vuol dire? Non è grave la cosa. Però penso che alla fine contino le emozioni che un titolo ti trasmette mentre lo giochi. Ecco. Prima o poi me li giocherò come si deve. Infatti, quello conta. C'è sempre tempo poi per giocare. Comunque Tolkien dovrebbe essere l'altro dei cannoni. Sì, la musichetta di sottofondo è veramente simpatica. I giochi che ti emozionano sono i migliori. È vero. Bella grafica. Bellissima. Tu sei ancora stanco? Esatto. Dogen è l'esperto dei cannoni insieme a Mergen. Ok. Queste informazioni mi serviranno per più avanti. Grazie dell'elisir. A 9 mi pare che mi ero fermato al terzo disco. Avevi l'aeronave? Che stanchezza! No, signore, non è questo il momento per essere stanchi! Devo cercare la principessa! Li stanno giocando a 1-2-3 stella.
come si stanno divertendo. Non hai calzini, Steiner. Di regola in che giorni ora fai live? Allora, dipende, però dico già che domani ci sono alle 9 di sera. Mi piacerebbe domani arrivare ad Ali, quindi... Sì, quindi vi annuncio, cioè anticipo già che domani alle 9. Principessa Trollona, ora che ne parli, io ad un mio amico appassionato, come me, gli ho appena fatto recuperare Chrono Trigger, per esempio, quindi il tempo c'è sempre, bellissimo Chrono Trigger, anche quello è uno dei miei preferiti del Super Nintendo, bellissimo. Infatti facessero un remaster di quello oppure lo portassero semplicemente su Steam, sarei tranquilla, lo riprenderei. Ti divertono rischiando la vita? Tam, ho il ritmo nel sangue. E dai, che ci fai tu? Non mi dar fastidio, perché... Walzer, polka, samba, accetto qualsiasi richiesta. Carina quella ragazza. Caramba! Dico a te! Non te ho insegnato la buenas maneras! Che roba, mi vieni addosso e non chiedi neanche scusa! Ed un momento perdono, andavo un po' di fretta! Io pure tengo fretta, sai? Devo andare a recitare ora! Ma perché il tizio alla coda dirti... La storia di Gidan sarebbe uno spoiler, quindi per adesso accontentati solo che abbia la coda. E a te, Gidan, come te sembras? La mia sta cica mi pare un po' maleducata. Sì, sì, hai ragione. Ora però lasciami parlare. Come? Non mi prendo il prossema! Carmen, ti spiego tutto dopo, va bene? Fuori dai coglioni. Oddio, Carmen c'ha una scollatura che è una roba allucinante. Infatti, ovviamente mi hanno dato ragione dicendo che non ti si possa dire della coda. Non c'è niente da raccogliere. Carmen, vuoi andare qua nella stanzina? Io e te. È una Schweppes, eh? Chi è questa cica? È Goku. Se ci fai caso, molti dei personaggi hanno sembianze animalesche. Ti sei arresa finalmente. Non è andata esattamente secondo i piani, ma in ogni modo abbiamo... Principessa, siete qui! Carmen sulla copertina di Playboy. Voi siete un meme. Ma dai! Mi stanno cercando. Col vostro permesso procedo al sequestro. Che cavolo stai a fare? Andiamo, Sberto, vieni qua. Andiamo.
chiamarci. Ciao, Meteos Glacis, benvenuto. Principessa! Principessa? Principessa? Principessa! 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 Che coglioni! Sono in ritardo! Mi scusi, signore. Principessa! E poi Carmen si chiama Ruby in inglese, mi pare. Beh. Potrebbe tranquillamente essere... Mi sembrava che dovesse uscire il mio ruttone. E invece è uscito. Che bello! Atif, non sei capace di parlare come parliamo noi. Grazie al cazzo, sono veneta. Un piano pelle meggente. Principessa! Dai, e saltiamo dentro. Questa è la scena, una delle scene più belle di Final Fantasy IX. La principessa in questo buco, per favore, Mifunes, per favore. Entro prima io, signore! Che caspita fai? Comandante, non ci passo. Non c'entra niente, ma pure io sono veneto. Evviva i veneti! Agilità, principessa, mi sono già innamorata. La piccola saltata campionessa di salto alla corda. Beato te! Vai a farmi te quello in piazza con le bambine. Hai stoffa, saresti una ladra per me. Di questo ne parliamo più tardi, ora fuggiamo. Allora, intanto vediamo se c'è qualcosa giù. Prima di girare le... No, non posso accedere a niente, quindi devo per forza girare. Ok. Abbassi troppo la potenza del motore, ci andiamo a schiantare suolo con tutto l'idrovolante. Sbrigati a girare il volante a destra. Ti rompi i coglioni. Che te fa? Se alzi troppo la potenza del motore, ci sta. Che palle! Si chiama Ruby, accento nordamericano. Hanno scelto lo spagnolo perché sì, beh, come hanno scelto il romanaccio, il tedesco e tutto. Hanno fatto un po' come gli pareva. Non ho mai giocato ai Final Fantasy, ma Tombi 2 ci assomiglia parecchio da quel che vedo, sbaglio. Beh, oddio, non particolarmente. Direi proprio di no. Allora, ad essercina, lo spostiamo dietro perché altrimenti con un colpo lo fa secco, quindi... Bombetta! E adesso rubiamo cosa se non ci possono domani. Vestito di seta, dovrei essere a posto. Cosa ci faceva Steiner con un vestito di seta lo so solo lui. Ma non importa.
la bombetta magari sotto quell'elmo. Ok, abbiamo rubato già tutto. Poteva anche essere. In effetti, perché non ha equipaggiato il tritamago a Gida in quanto era? Questo pezzo qua laggava sempre nella PlayStation 1, quando gli spaccava l'armatura blank c'era un calo del frame rate assurdo. Buri buri buri. Questa sera mia figlia Cornelia sposerà il principe Schneider. Schneider sarà solo un burattino nelle mie mani e il regno di Sassoon sarà mio! Che disonesto! Che disonesto! Che miserabile! Marcus, ragazzo, vai a fare in culo. Per quanto tu possa amare la mia Cornelia, e per quanto Cornelia ricambi tuo amore, non si può far un cazzo. Non permetterei mai che mia figlia sposi un plebeo come te. Al terzo rintocco della campana. Morto. E ora da dove usciamo? Maledizione. Gidan, sali sur numero 2. Ricevuto, principessa, di qua. L'ultimo rintocco. Dove caspita siamo? Ah, ci starò guardando. Ah. Ti ho donato i fazzoletti. La faccia di Steiner è una cosa assolutamente divina. No, fuggiamo allora! Quel coglione di Steiner che ci crede davvero. Oh, 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 oh. Che spettacolo commovente. Se ne fotte, lo spettacolo è troppo triste. Thank you.
imito il dialetto del Mifune perché quelli sono sardi. Podu pidu e pidu pipidu, come non mi ricordo già più i nomi. Padu, podu, pidu. Non ci penso, mi salverà il vostro fidato, come dire. Fidato sto cazzo! Comunque anche a me piace molto la scena del valzer numero 3. C'è anche una musichetta sotto nella cinematica che fa piangere. Guarda quante evocazioni che non abbiamo. Non abbiamo assolutamente. Ah, non posso rubare, meno male, dai. Ma quando recitano hanno tutti una dizione perfetta. Ma non finisce più. È probabile che anche il cognome del Mifune termini per U. No, non finisce con U. If Final Fantasy 7 preferito il 7. Ciao Amni Kyle. Benvenuto. Parte! Ah! E che abbiamo finito Alexandria, adesso ci manca la Forest. E per oggi basta. Sembra che riusciamo a finirla la foresta, perché non vorrei andare proprio per le lune. No, perché ci ho attaccato l'alimento del computer. È quello che serve. Dammi 2 secondi, allora. No, interrompo lo screen, ma quello dopo. Comunque no, direi che non facciamo in tempo a finire la foresta e arriviamo al Muguri di salvataggio e la finiamo domani sera. Così domani faccio foresta e caverna di ghiaccio e arriviamo ad Alidine, così siamo a posto. Anche perché comunque è da 1:40. Pompilus! Il nabo di Steiner non ci crede. Che si sta gonfiando. Quello ora scoppia. Ancora più grande.
Sta allargando lo streaming. Per favore, datemi i riscontri. Ha laggato un po', ma ora va bene, ok. L'importante è che si sia ripreso. Oh! Quella ragazzina insolente. Chi se lo immaginava che me l'avrebbe fatta sotto il naso? Tom! Tom! Sono pronte quelle cose. Sì, regina, reginelle. In un attimo Garnet è più morta che bella. Ti ho forse detto di ucciderla? Riportatemi Garnet viva! Erano solo pochi secondi, ora tutto ok. Buono, buono. Buono. È ridotta un po' male la scivola. È ridotto parecchio male. Ai ai ai. Gina, sei ferito. Io sto bene, è a prima vista che sta a pezzi. Guarda dove siamo finiti, proprio in questa foresta. Non ce n'è stato uno che è tornato vivo da sto posto. Uffa! Ok. Sì, ci arrivo allo scontro con l'Ocu. Chi è che prende e tira via la gente come sacchi di patate? Oddio, che dolore! Ma non gliel'ho data la lettera di Cupo a Monti, guardate pazienza. Gliel'ho data prima. Vabbè. Vabbè. Andiamo. Buono, allora no, quasi qua. No, facciamo lo scontro con l'Ocu, poi sa. No, meglio interrompere qua, voilà. Più che altro si sta facendo tardi e devo dare la spina a T che ho qua sotto col computer a mia mamma. Perché altrimenti non riescono a fare la roba di là.
Niente, dai, allora interrompo qua e ci vediamo direttamente alle 9 domani sera per chi vorrà esserci, insomma. Chi vuole passare a fare un salto, spero di riuscire a finire la caverna di ghiaccio domani, così siamo a buon punto. Buona, dai, ci si becca. Alla prossima, grazie a chi ha seguito. Ciao, 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 ciao.